Buongiorno notaio Manzini. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, facciamo il punto sulle misure economiche, il cosiddetto decreto Ristori bis, ma anche sui provvedimenti che riguardano le restrizioni. Infatti, perché sono giorni di grande fermento normativo. Ricordiamo l'ordinanza del Ministero della Salute del 10 novembre sulle ulteriori misure urgenti per il contenimento e la gestione della pandemia, e cioè sono state stabilite le zone in Italia. L'Emilia-Romagna è rimasta zona gialla per un pelo e se ci comportiamo bene, e sono state stabilite le regioni arancioni e le regioni rosse. In ogni regione ci sono limitazioni alla circolazione e anche all'esercizio delle attività economiche. E così è intervenuto alla fine di ottobre, lo ricorderemo, il decreto ristori. Mi risulta che questi accrediti direttamente in conto corrente per le imprese danneggiate dalla chiusura si siano già realizzati, almeno in parte. E ciò nonostante è stata emessa una circolare del Ministero dell'Interno il 9 novembre scorso, per una circolare rivolta ai prefetti per la prevenzione degli assembramenti. Abbiamo avuto casi anche qui a Reggio Emilia di assembramenti durante il weekend, quindi di grandi concentrazioni di persone che hanno, come dire, anticipato l'happy hour, l'aperitivo alle ore 16, dato che i bar chiudono alle 18. Ora è un momento in cui tutti dobbiamo cambiare le nostre abitudini. Anch'io sono qui a distanza, nonostante nello studio di Telereggio siano sempre state rispettate le massime misure di sicurezza con le mascherine, il plexiglass, però dobbiamo cambiare le nostre abitudini. Anche il notariato ha cambiato, la propria tradizione del congresso nazionale. Chi ci segue da anni ricorderà forse che in novembre si svolge, annualmente il tradizionale congresso nazionale del notariato, che raduna la maggior parte dei notai d'Italia. Per noi è una tradizione, un evento che segna un po' il passo della nostra professione. Quest'anno si è svolto come convention a distanza, quindi con interventi istituzionali, workshop, dibattiti. È stato possibile anche procedere a chat, sondaggi e votazioni, quindi con un grande impegno del nostro Consiglio nazionale siamo rimasti collegati ognuno dal proprio studio. E abbiamo affrontato temi molto interessanti della riforma del processo civile, quindi suggerimenti al legislatore, temi sull'antiriciclaggio in relazione alla situazione europea e anche alla nuova economia digitale, alla riforma fiscale, le successioni transnazionali. E ciò nonostante è stato un evento molto gradito dalla categoria, molto partecipato, nonostante ognuno fosse di fronte al computer, esattamente come lo sono io adesso, però ci ha fatto capire quanto in pochissimo tempo sia cambiata la nostra vita, quanto lo dobbiamo accettare serenamente, prendere il buono di tutto ciò, quindi evitare che con i nostri comportamenti collettivi vengano emanati ulteriori provvedimenti che restringeranno probabilmente di nuovo le nostre libertà. Se ne parla oggi sui giornali, l'Emilia-Romagna è una delle regioni probabilmente in cui nei weekend si dovranno adottare misure più restrittive. Sì, infatti è attesa per oggi proprio l'ordinanza del presidente Bonaccini. Notaio, tornando al tema del ristori, quindi quali sono le novità e appunto quali le tempistiche? Vi ricorderete che il decreto Ristori, il primo che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale alla fine di ottobre, riguardava appunto un sostegno a tutti i titolari di partita IVA, titolari prima del 25 ottobre 2020, coinvolte dalle chiusure, quindi dalle chiusure dei ristoranti, per esempio, negli orari serali, le chiusure di certi esercizi, il sostegno ai cinema, a tutto il mondo della cultura, al mondo del turismo e quindi alle guide turistiche, alle agenzie di viaggio. Ora, con le nuove ulteriori restrizioni per le zone rosse è stato previsto il decreto ristori bis. Ma in cosa consisteva? In cosa consiste il ristoro del primo decreto? Consiste in un contributo a fondo perduto a queste aziende direttamente coinvolte dalle chiusure e dei provvedimenti governativi che abbiano subito un calo di fatturato
e dei corrispettivi di almeno 2/3 nell'aprile 2020 rispetto all'aprile 2019. Questo è il parametro. Si è parlato tanto che sarebbe stato risarcito il 100% o il 200% del danno subito. Ora, questo è stato un errore di comunicazione perché in realtà ciò che viene risarcita è una percentuale prevista dalla normativa della somma già corrisposta in precedenza, determinata in base a questo calo di fatturato e dei corrispettivi. Dunque è una percentuale che riguarda la somma già ricevuta in precedenza. Per chi l'ha ricevuta? Per questi soggetti e questi operatori economici, l'accredito avviene direttamente sul conto corrente in base ai dati forniti durante il lockdown. Per chi invece non ha potuto richiedere inizialmente questi contributi a fondo perduto, si può presentare istanza mediante una procedura web con un modello approvato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate. Questo è un po' il sistema. Ogni azienda non può ricevere più di 150.000 euro, questo è il tetto massimo. Nel decreto Ristori bis, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, verrà convertito in legge probabilmente unitamente al disegno di legge di conversione del primo decreto Ristori. Ecco, che cosa cambia? Sono state aumentate le percentuali di ristoro per questo contributo a fondo perduto. Inoltre sono stati inclusi anche quegli operatori economici coinvolti dalle ulteriori chiusure nelle zone rosse. E così le gelaterie, le pasticcerie, i bar, tutti quei locali senza cucina nelle zone arancioni e rosse. È stata prevista la sospensione dei contributi previdenziali per il mese di novembre per tutti gli operatori economici, per il mese di dicembre solo per chi si trova nella zona arancione o rossa. Ricordiamo però sempre che il concetto di sospensione significa che sono comunque contributi, tasse, che tu dovrai comunque pagare, vengono rinviati, saranno probabilmente rateizzati. Qui per i contributi previdenziali che i datori di lavoro devono pagare, il termine è il 16 aprile del 2021. Diversa è la cancellazione di alcune imposte che è comunque prevista. E questa cancellazione è prevista per esempio per l'IMU, se vogliamo parlare di immobili. L'IMU è stata cancellata per quanto riguarda la seconda rata che scade il 16 dicembre 2020 ed è stata cancellata nelle zone rosse per quegli operatori economici previsti nelle categorie coinvolte dalla chiusura, che siano sia proprietari che gestori degli immobili. Ma cosa succede per gli immobili? Ecco, notaio, ci sono altri sostegni oltre a questo per chi possiede degli immobili? Sì, per gli immobili appunto abbiamo questa cancellazione dell'IMU. La seconda rata dell'IMU per il 2020 significa che non verrà pagata e che quindi i comuni subiranno un danno. Dalla relazione tecnica allegata al decreto Ristori emerge appunto che le perdite per il gettito del 2020 saranno, per questa mancata riscossione dell'IMU della seconda rata, di 115,7 milioni di euro, di cui 19,3 milioni per l'IMU e 96,4 milioni per l'IMU in quota ai comuni. E quindi è stato previsto l'incremento di un fondo, di cui al decreto rilancio, al primo decreto, di 96,4 milioni, cioè della perdita che viene calcolata per il ristoro ai comuni, cioè i proprietari hanno il vantaggio di non pagare l'IMU e i proprietari che siano anche gestori di queste attività coinvolte nelle chiusure, ma i comuni comunque hanno una perdita di gettito che viene compensata da questo fondo. Altre agevolazioni per i proprietari degli immobili sono la previsione del credito d'imposta per i canoni di locazione, sempre dei soggetti titolari di partita IVA coinvolti nella chiusura, per esempio chi opera all'interno dei centri commerciali, le industrie alimentari, tutti quei settori che vengono toccati da questi nuovi provvedimenti restrittivi. Ecco, un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione pagato al proprietario dell'immobile. E ricordiamo che è previsto un credito d'imposta pari al 30% per il canone relativo all'affitto d'azienda, perché talvolta l'immobile è previsto è un bene aziendale, è previsto quindi nel compendio
aziendale. Comunque questo credito d'imposta è previsto anche per i canoni pagati a titolo di affitto di azienda. Quindi queste sono le Sì, agevolazioni, sono ecco notaio, ridotte. c'è un messaggio, una persona e dice, se l'IMU è stata cancellata, ma io che abito nelle case popolari, la Tari no, c'è un motivo secondo il notaio. Intanto dobbiamo ricordare La che in Tari realtà no. in diversi comuni sono state anche dilazionate, sospese, anche... Rateizzate. Certo, sì, il motivo è che la Tari è il pagamento di un servizio che è la raccolta dei rifiuti, è un servizio che utilizziamo e che al comune costa purtroppo tutto, non si può tagliare perché i fondi non sono sufficienti. Naturalmente vedete che questa IMU è stata cancellata. Per gli imprenditori, i titolari di partita IVA, per i soggetti che svolgono le attività danneggiate dai provvedimenti restrittivi. Chi invece non è proprietario o gestore dell'attività, l'IMU la deve pagare, cioè non si può purtroppo azzerare il gettito fiscale, quindi le entrate dello Stato devono restare sostenute da chi le può sostenere in questo periodo. Quindi si vanno ad aiutare quelle attività, quei soggetti che svolgono attività danneggiate e coinvolte dalle chiusure, ma chi può continuare a sostenere la pubblica amministrazione nello svolgimento delle proprie funzioni lo deve fare in questo periodo, è importantissimo. Molte sospensioni sono anche facoltative, chi può, come durante il lockdown, può comunque continuare in un pagamento regolare delle imposte e delle tasse, quindi questa è la situazione. Ecco, notaio, invece le volevo chiedere a proposito del tema sfratti, se ci sono delle novità, dei cambiamenti. Il tema degli sfratti riguarda i proprietari degli immobili che si trovano ad avere un inquilino, quindi un locatario moroso, significa inadempiente o in ritardo nel pagamento del canone dell'affitto. E non possono procedere allo sfratto dallo scorso febbraio fino al 31 dicembre 2020. Questa è la proroga perché sono state sospese le esecuzioni di tutti i provvedimenti di rilascio degli immobili. Questo cosa comporta? Che sicuramente per i cittadini in difficoltà è un grosso aiuto perché si ha la certezza di poter continuare ad occupare l'immobile in questo momento così difficile. Tuttavia, ci sono situazioni che possono comportare degli abusi, tutti quei casi, per esempio, di inadempimento che era già partito prima del Covid e che quindi ora si trova a godere, questi inquilini si trovano a godere di questa sospensione, ma il loro inadempimento non dipende dalla pandemia, era già qualcosa di preesistente. E quindi alla fine di ottobre il presidente nazionale di Confedilizia, questa associazione dei proprietari immobiliari, e Giorgio Spazianitesta ha incontrato il ministro della giustizia Alfonso Bonafede proprio per sottolineare che il blocco degli sfratti così incondizionato è una sorta di violazione del diritto di proprietà che è tutelato dalla Costituzione. Quindi andrebbe quantomeno rivolto solo a quei casi di oggettiva difficoltà causata dalla pandemia, ma non in modo generalizzato e Sì. dovrebbe essere previsto anche qui un ristoro, un indennizzo per i locatori, per i proprietari che si trovano a dover comunque pagare l'IMU perché si tratta, stiamo parlando di rapporto fra privati, quindi non, che non coinvolgono aziende, imprese, titolari di partita IVA. Quindi i proprietari devono pagare l'IMU, pagano tutte le spese dell'immobile e non riscuote, comprese le tasse sul canone di locazione, non riscosso. Ricordiamo anche che in questo periodo sono molto aumentati i depositi bancari, quindi i risparmi degli Ecco, italiani. notaio, ho solo il tempo per leggerle velocemente dei tre messaggi. Allora, il primo chiede, anzi, le fa i complimenti se la bandiera che ha alle sue spalle è quella della Reggiana. Il signore vuole sapere se è la Reggiana la bandiera granata. Certamente sì, è accostata, io sono in sala stipula, è accostata a quelle dell'Europa, dell'Italia Sì. e capisco che può sembrare, ad alcuni potrebbe sembrare blasfemo, ma per noi reggiani
è una cosa importante, la nostra storia, la nostra tradizione. Questo doveva essere un grande anno, speriamo E il che signore ovviamente il dice momento forza passi. regia. E invece due messaggi. Una persona chiede se lei ha avuto la sospensione della tassa sui rifiuti, però siccome non ha pagato a un debito precedente, non le considerano la sospensione di ora e chiede come può fare. Purtroppo questo è normale, cioè tutte le agevolazioni previste, questo in generale, richiedono che la persona, il contribuente, il debitore sia comunque in regola con i pagamenti precedenti. Questo avviene anche per chi chiede la sospensione del mutuo in banca, perché non si possono vantare nuovi diritti se non si è rispettato, se non si sono rispettati i patti contrattuali. Come può fare? Può pagare le rate precedenti. Questo è, ahimè, l'unico sistema in questo periodo. E invece un altro chiede se c'è una sospensione per le rate dovute ad Equitalia. Per Equitalia il tema è stato molto discusso e sono state sospese le cartelle esattoriali per un certo periodo, poi sono ripartite, ora si discute di una nuova sospensione, anche lunga, anche verso la primavera. Naturalmente la visione politica dei vari schieramenti è molto diversa. Ricordiamo sempre che siamo tutti in difficoltà. Tutti in questa situazione subiscono un calo, chi più chi meno, ma in tutte le attività in questo momento l'economia sta subendo un blocco. E quindi non si può pensare che sia tutto sospeso, tutto addirittura cancellato, per cui i debiti precedenti non verranno pagati. Purtroppo si potrà godere di una sospensione, cioè che è un rinvio, Sì. ricordiamolo sempre, è un rinvio. Fra qualche mese, in cui verranno accumulate queste spese non pagate, queste imposte, queste cartelle esattoriali. Grazie notaio, non abbiamo più tempo, ma dico ai telespettatori che lei naturalmente torna la prossima settimana e quindi altre domande troveranno risposta la prossima settimana. Grazie notaio, a presto. Grazie, buona giornata e studi morale. Esatto.